Oggi diamo il benvenuto a Edoardo nel mio canale qui del progetto Sfera in forma senza fitness, l'unico canale su YouTube che ti permette di essere in forma senza mettere il fitness al centro della vita. Allora, Edoardo è un mio carissimo amico e ci conosciamo oramai da tanti anni e io ho conosciuto Edoardo, ma ne ho conosciuti due di Edoardo, perché Edoardo di adesso è semplicemente la metà di quello che era Edoardo quando l'ho conosciuto. Quindi vorrei che fosse intanto lui a dirci perché è qui, cosa fa, anche che età ha, perché è molto importante questo, e diciamo perché mai un giorno ha scelto di entrare nel mio progetto e, anche se sono così arrogante, testa di rapa e ammazzo i bambini. Ciao a tutti, sono Edoardo. Io ho un'azienda che fornisco componenti per preparazioni di auto e ho 45 anni. Dico la sincera verità, con Filippo c'è stato un approccio abbastanza col piede di piombo, perché non sapevo quello che era, avevo grossi dubbi e diciamo avevo tantissime credenze negative su quello che poteva essere il progetto Sfera o quello che mi poteva dare. Avevo già fatto diversi test, mi stavo facendo seguire anche da altre persone. Però ho trovato in Filippo, quando abbiamo iniziato questo rapporto, all'inizio che non lo conoscevo, perché ormai sono 6-7 anni, se non ricordo male, che ormai ci conosciamo, in cui abbiamo fatto una discussione insieme e abbiamo un attimino mi ha sviscerato realmente quali erano i miei problemi interiori, che probabilmente non li sapevo neanche io, però lui facendo qualche domanda e cercando un attimino di entrare in quello che è forse probabilmente il mio inconscio, ha iniziato a scoprire che cos'era. Dopodiché ho iniziato, sinceramente ho iniziato avendo tanti se e tanti ma, poi c'è stata giustamente una sfida tra me e lui e ha scoperto che poi alla fine, piano piano, è capitato un momento in cui mi ha detto: tu seguimi per 2 mesi, chiudi gli occhi, chiudi il naso, orecchie, tutto quanto, fai solo quello che ti dico io. E da 90 kg che ero, che pensavo di stare bene, perché la prima volta che mi ha visto mi ha detto: devi dimagrire almeno 15 kg. Sono sceso 15 kg, sono arrivato a 75. Poi da lì abbiamo iniziato un percorso di preparazione a livello di definizione e massa muscolare. Ovviamente, lo ripeto, questo ormai conosco Filippo da tanto tempo, quindi mi ha inculcato questo dogma giustissimo, che quello che riguarda l'alimentazione è veramente tre quarti di quello che è il risultato. Quindi io devo dare solamente un grazie perché mi sta continuando a seguire anche così tanto dopo tanti anni e i risultati ci sono stati, come spesso ho mandato delle foto a Filippo. Quindi anche un grazie a Filippo soprattutto per quello che mi sta facendo e mi sta seguendo così tanti anni e mi sta sopportando soprattutto. Allora, diciamo che cos'è successo? Cioè, io penso che Edoardo fosse una persona, tra l'altro la conosco, è intelligente perché lo dimostra nel suo lavoro ogni giorno, con risultati Grazie. leggermente diversi da quelli dei suoi competitor, ma tralasciando questo. E Edoardo era una persona che leggeva, sapeva e penso che chiunque gli avesse potuto dire: guarda, Edoardo, mangia meno, allenati, fai cardio, cioè non ci voleva Filippo Rispoli, no? E cos'è stata secondo te la differenza, la molla principale che ti ha fatto dire forse questa persona così arrogante, così decisa, mi può veramente aiutare? È stato quello che, come si è posto nei miei confronti, finalmente di vedere qualcuno che si è interessato a me e ha fatto qualcosa di personalizzato e sartoriale intorno a me, perché ha cercato di trovare non tanto un modo di impormi determinate cose già pronte, prestabilite, ma ha iniziato a cambiare quello che è la mia mentalità. Quindi diciamo che cambiando la mentalità è cambiata anche quello che è il mio aspetto, soprattutto con lui, insieme a lui, verso quella che è la palestra, il tipo di allenamento, ma anche lo stile di vita. Quindi non è solamente un allenamento di un'ora, 2 ore in palestra, ma è tutto quello che c'è tutto intorno. Io dico spesso che noi riusciamo a fare quello che facciamo senza mettere mai il fitness al centro della nostra vita e molte persone all'inizio mi prendevano in giro su questa frase. Posso chiederti una cosa, nel senso, nel momento che tu
avevi qualche chilo in più. Nel momento che ti rendevi consapevole di questa cosa, ti guardavi allo specchio, eri comunque in palestra perché facevi comunque palestra, possiamo dire che pensavi molto di più alla palestra di quanto invece succedeva quando eri invece in forma? Assolutamente sì, assolutamente sì. Eri più indeciso, eri sempre lì con la testa, quindi questo era. Racconta un po' le sensazioni. Diciamo questo, quello che è successo che ho ottenuto risultati senza sforzo, ho ottenuto i risultati in modo naturale, senza essere concentrato solo e esclusivamente su quello, pensare solamente a quello, perché ovviamente anch'io, come penso tante altre persone, siamo legati a quello che è il mondo del lavoro, al mondo di tutti i giorni, abbiamo stress da tutte le parti e cerchiamo di ottenere dei risultati a livello di fitness in modo semplice. E sinceramente capita spesso che lo dico anche a altre persone, mi sono svegliato in maniera diversa. Un giorno ero un vestito di grasso e altre cose, il giorno dopo mi sono trovato in forma, una forma che volevo, che erano i miei obiettivi di non fare gare, ma di essere d'estate, essere in forma con i miei addominali e fatto per bene. Alla fine ci sono riuscito, ma senza nessun sacrificio e non cambiando la mia vita, ma seguendo sempre la mia vita quotidiana e mettendo giusto qualche correzione in quello che facevo, ma senza assolutamente nessuna difficoltà. Io vorrei che, visto che ogni persona ha un trattamento diverso e non esiste solo quello che io scrivo, ma anche il modo con cui io dico quello che scrivo. Avendo capito il soggetto, Edoardo, avevo capito anche quali erano i suoi modelli di subconscio limitanti. E uno tra tutti era: ma chi sono io per essere bello con gli addominali? Quindi nel momento che e questa, forse questa cosa non te l'ho mai detta. E nel momento che tu mi dicesti: guarda, Filippo, sono quasi riuscito a arrivare all'obiettivo, no? Ti ricordi che noi avevamo un obiettivo, Sì, dovevi perdere 8 chili, tu c'eri arrivato vicino di un chilo. Tu certo. ti aspettavi una sorta di bravo, bravissimo. Cos'è successo? È successo che testuali parole, e non me le dimenticherò mai, perché non mi dimentico mai neanche la reazione che ho avuto dopo. Bravo, sei arrivato vicino al tuo obiettivo, ma non ci sei arrivato. E questo mi ha fatto scattare una molla che penso che abbia iniziato a cambiare i rapporti tra me e te, che sono rimasto, se ti ricordi, un giorno a dieta strettissima e dopodiché quando sono andato, premetto che ero andato in Grecia e Filippo mi aveva detto: guarda, sei stato bravo, quando vai in Grecia puoi mangiare quello che vuoi, cerca di essere un pochettino più, aprire un pochettino più le maglie. Sono stato un giorno a dieta strettissima, sono andato in farmacia. Mi sono pesato, ho mandato la foto a Filippo, sono arrivato al mio obiettivo, ho detto ok, da adesso in poi posso iniziare. Quindi Perché hai fatto questo? Allora, se uno dovesse vederla in termini del tutto scientifici, è sbagliato. Cioè, è ovvio che tu avessi già raggiunto il tuo obiettivo, perché poteva essere una pipì fatta in meno, un po' di acqua bevuta in più, non è il chilo di differenza. E non era neanche giusto scientificamente mangiare pochissimo per arrivarci, però era sostanziale per un qualcosa qua. bravo. Che tu per tutta la vita, io penso e credo, perché non te l'ho mai chiesto, tu hai avuto sempre persone che nel momento che tu facevi un qualcosa da 6,5-7, tutti ti dicevano bravo. Sì. Che sta che tu sia bravo. La mia domanda è: ma perché non far 10? Perché non prendere 10 lode? E questo è quello che è stata la differenza ed è quello che è scattato nel poterti seguire. Poi anche successivamente, perché un conto è essere arrivato al mio obiettivo, ma da qua a 7-8 anni, 7 anni che ci conosciamo, che continui a seguirmi, comunque è rimasto quel switch che c'è stato nel cercare di incrementare sempre di più, piano piano, sempre più quelli che sono l'asticella, alzandola sempre di più. Perché? Perché ho visto che cambiando la mentalità o mettendo una marcia in più, ma soprattutto sbloccando determinate cose, mi sono potuto permettere di alzare di più l'asticella e crescere sempre di più su quelli che erano gli obiettivi. Ma questa è una forma mentis che è stata fatta da un progetto piano piano che si è riuscita anche a trovare poi probabilmente quel qualcosa in più che mi ha fatto cambiare.
La cosa che a me fa veramente arrabbiare, che cambia totalmente poi il risultato, tornando alle basi, è che la gente ci permette di fare il preparatore di persone, di corpi, pensando che il corpo sia un corpo, ma il corpo è, c'è cioè una mente di una persona, c'è cioè un'identità, c'è cioè un passato. E dire a una persona che ha qualche chilo in più, devi mangiare poco, non penso che ci vogliano sei lauree, cioè No. penso che qualche stronzo là fuori lo direbbe, ecco. Quindi purtroppo le persone si limitano solamente a questo. Io mi ricordo che quest'estate eravamo insieme ai nostri figli, tutto, in spiaggia insieme, e mi ricordo che tu stavi in spiaggia molto tranquillo, senza, io anche meno, a dire la verità, e senza particolari problemi nel vederti nudo, in costume, eccetera. Come invece, diciamo, cioè, come valuti questa cosa in termini invece quando eri un po' più con una pancia un po' più prorompente, dopo diremo i chili, come vivere in questo modo? Come è cambiata la vita? Completamente di avere una maggiore sicurezza, di avere una maggiore tranquillità nel vedere, nel credere molto più a me stesso e soprattutto con quello che ho ottenuto, ma dimostrare anche agli altri e a me stesso che quando mi vedevo anche allo specchio di dire ce l'ho fatta. Ho cambiato il mio modo di approcciare con quello che è la società. Completamente. Ti faccio una domanda, nel momento che tu, intanto, allora, per le persone che io lo so molto bene, tu lo sai molto bene, ma quanti chili hai perso in quanto tempo? Circa 20 kg in 3 mesi, circa. Ok, non mi ricordavo così poco tempo, bravo. Ottimo. Sono stati 3 mesi quando è partito, che stavo per andare in Grecia, e alla fine sono stati circa, sì, perché erano 92, 93, 90 kg, circa 92, 90 kg, e sono arrivato a 75. Poi dopo sono calato ancora di più. Ma ti hanno riconosciuto? Oddio, diciamo che tutti quanti sono rimasti a bocca aperta, però va bene. Ma soprattutto la cosa bella, ed è quello che mi ha ancora aumentato ancora di più, è quando sono tornato in palestra, o alcune persone mi hanno visto in palestra che non mi vedevano da un po' di tempo, pensavano di che io avessi preso chissà che cosa, invece ho detto è solamente un allenamento mirato, specifico e soprattutto senza sgarrare. Che ho potuto vedere, mi sono allenato per 2 anni con te, quindi so anche come ti alleni, no? E non hai visto una persona dire non ce la faccio più. Ecco. No, non esiste, non esiste. Cioè, ho visto sempre una persona che nei giorni che uno tira di più, nei giorni che tira di meno, però delle due comunque spinge. E quindi, cioè, quello che io mi chiedo, vorrei far capire a tante persone là fuori, no? Cioè, tu eri la stessa persona anche 5 anni fa. Con questi 20 kg in più, ma cos'è che era slegato? Cos'è che, cioè, pensavi di non meritartelo, pensavi di non potercela fare, le persone ti dicevano che stavi bene lo stesso, cioè, com'è cambiato anche il tuo rapporto con gli altri, essendo, possiamo dire, più bello, perché si può dire questa cosa, ok, com'è cambiato il tutto, cioè, in te stesso e con gli altri? Allora, tutti quanti effettivamente dicevano stai bene, magari dimagrire 3-4 kg, ma sinceramente non mi vedevo io personalmente, ma era una questione psicologica, solo esclusivamente. Poi, una volta che ho intrapreso il percorso, ho intrapreso un percorso in cui ogni giorno vedevo un cambiamento. E questo cambiamento importava a fare altro cambiamento e a rafforzare quelle che erano le mie convinzioni, ma soprattutto perché vedevo anche le altre persone come mi vedevano. All'inizio tutti quanti mi dicevano smetti, smetti, ma che cosa fai? Stai perdendo tempo, ti fa male, qua e là. Ci ho creduto, sono rimasto convinto, ho seguito la strada perché giustamente anche se Filippo mi seguiva non ci allenavamo insieme, ci siamo allenati insieme, lo ricordo anche a Filippo che o 2 o 3 mesi prima che decidesse di andare a fare il mondiale, e lì è stato il più bel allenamento in assoluto, è stato con Filippo, è stato proprio quando lui è stato per preparare su per il mondiale, è stata spettacolare, lo dico sempre. E dopodiché, da lì in poi, ho visto un modus operandi proprio nell'allenarmi che ho iniziato a seguirlo. Ho seguito così e i risultati sono venuti così in modo naturale. Però la cosa bella è che anche il mio modo di vedermi era diverso.
e il modo di vedere come mi vedeva la gente, che tutti mi dicevano no, non è possibile, poi dopo io sono rimasto a bocca aperta. Tipo, quello che è fondamentale, e tu sai meglio di me perché ci vediamo dal vivo, ci vediamo in altri ambiti, è una cosa che veramente mi dà un fastidio come non so cosa, sono le opinioni della gente. E sono anche i messaggi limitanti della gente. Io conosco Edoardo e vedo un Edoardo che, posso essere sincero, non c'entra, scusa la parola, un cazzo rispetto a quello di 5 anni. Ah, sicuro. Fisicamente, mentalmente, con i risultati nel suo lavoro, col focus nel suo lavoro. Io non te l'ho mai chiesto, ma te lo chiedo oggi. Quanti amici avevi prima e quanti amici hai? Nessuno, adesso come adesso nessuno, prima probabilmente di più e adesso sono tutti non allontanati, ma probabilmente perché non c'ho persone che seguono il mio mindset, la mia mente, quello che sto seguendo, e probabilmente questa cosa spaventi molte persone, cioè il vero motivo per il quale noi molte volte non vogliamo dimagrire, migliorare, fare qualcosa è: chissà se gli altri ci seguiranno, rimarremo da soli, cosa penseranno gli altri di noi? Evitate, io l'unica cosa che vi posso dire è non seguite quelli che sono le influenze esterne, perché sono proprio le influenze esterne a bloccarvi e a limitarvi tantissimo. Se voi credete in quello, fatelo. Potete sbagliare, potete non sbagliare, potete arrivare al risultato, andarci vicino, ma almeno potete dire ce l'ho fatta, ci provo. Io, se questa qua è la strada che voglio, voglio ottenere, volere è potere. Se voi volete e avete un aiuto da parte di qualcuno... Cosa ti tratteneva dal farlo prima? Tutto intorno. Purtroppo ascoltavo troppe persone intorno e ne avevo troppe che mi limitavano, questo sì. E diciamo che, come reputi questa cosa? Io ho due figli, tu hai un figlio, quindi abbiamo delle persone giovani che stanno arrivando a crescere in questo mondo, no? E nel senso, cioè, come valuti il fatto che le persone ti vogliano quasi bene e ti accettino se tu stai male? Perché non vogliono avere persone intorno che siano migliori di loro. Okay. Probabilmente è il fatto che loro non preferiscono la massificazione o essere uguali che avere qualcuno di fianco che è superiore a loro. Questo è molto importante. Torniamo in termini tecnici. Tu hai perso 20 kg senza... Abbiamo mai guardato un cronometro insieme? Mai. Ok. Abbiamo mai calcolato una percentuale di peso? No, assolutamente no. Abbiamo mai calcolato un massimale? No, anzi, non abbiamo mai fatto, in pezzo in 4-5 anni che ci conosciamo, non l'abbiamo mai fatto neanche una volta, ma mai, neanche una volta. Faremo. Abbiamo mai contato ai minimi le ripetizioni oppure un po' andavamo? Ok. No. E programmi di forza solo fondamentali? No. Quindi, cioè, tutte queste persone che stanno inculcando alla gente che possono migliorare solo con quei bunari, possiamo dire, lo dico io che sono un po' cattivo, possiamo dire che stanno fregando le persone? Allora, personalmente posso dire di sì, perché non è in questa maniera che riuscite ad ottenere dei risultati, ma il risultato, come vi ho detto prima, viene da principalmente tre aspetti importanti. Uno, che come ho detto prima, avere un programma personalizzato per ognuno di voi, perché ognuno di voi non è uguale all'altro. Secondo è l'alimentazione, che è essenziale in assoluto, e l'altro, che è la cosa più importante secondo me, anche se magari Filippo mi dirà di no, perché magari sugli altri aspetti sono più importanti, è il mindset, quindi la vostra mente, che deve essere volere quello che state cercando. Una volta che voi volete quello che volete, avete il vostro focus, dopodiché non c'è nessuno che vi può distogliere, assolutamente. Diciamo che sul discorso di rompere, cioè di credere veramente di meritarsi qualcosa, potremmo fare delle dirette da 8 ore, però quello che vorrei far capire alla gente è che quando la mamma gli dice stai bene così, la compagna gli dice stai bene così, poi magari viene a mettere like alle mie foto, ma questo è un altro discorso, oppure eccetera, eccetera, eccetera. Cioè le persone lo dicono perché non vogliono mettersi nelle condizioni di dirti la verità.
Ma come noi diciamo, pensiamo le nostre cose, però non le diciamo, le persone pensano quello che è la verità, ma prima di tutto loro si sentono in difetto, quindi non ti vogliono esaltare il fatto che loro siano in difetto, ma semplicemente non si reputano adatte nel dirti veramente quello che conta. Alle volte purtroppo sono delle cose importanti. Aggiungo un'altra cosa, salvo che quando arrivi a un certo obiettivo dicono sì, stai bene, quindi si contraddicono direttamente con quello che hanno detto prima. La cosa è assurda. E possiamo anche dire una cosa, cioè si può dimagrire dopo i 40 anni? Assolutamente sì, perché alla fine io l'ho fatto a cavallo dei 40 anni, quindi assolutamente sì, non c'è E problema. l'hai fatto anche con una famiglia, l'hai fatto anche con un lavoro che, insomma, hai dei dipendenti, hai una tua azienda, Certo. sei focalizzato, quindi hai poco Certo. tempo, eccetera, eccetera. Ok. E diciamo che cosa vorresti dire a un Edoardo di fuori che in questo momento è nella tua situazione di 5 anni fa? Cambi un attimino un modo di pensare, non essere come uno struzzo che mette la testa sottoterra e non guarda, ma bensì inizia a focalizzarti su quello che tu vuoi, ma soprattutto vuoi e devi volere assolutamente quello che stai cercando. Quindi non ascoltare nessuno, non importa se ci sono persone che ti dicono non è giusto, ma devi continuare a procedere verso la tua strada. Ma una cosa che dico, e quello l'abbiamo parlato anche prima, Filippo, di smettere di seguire della massa e avere delle credenze, che sono solo quelle. Alcune credenze sono completamente limitanti e non ti fanno arrivare da nessuna parte e rimani sempre allo stesso posto. Ma Aggiungo una questione, se hai ancora 10 minuti, con molto piacere. Il discorso è così lo ascolta anche un'altra persona che mi ricorda che mi ha fatto la stessa domanda, che è lì con te. Quando le persone ti dicono, ma tu non valuti le cose prima di farle, giusto? Cioè tu, nel senso, hai incontrato Filippo, Filippo ti ha detto di fare questo, tu sei partito e sei migliorato. Un'altra persona poteva dire, vacci coi piedi di piombo, valuta. Giusto? Quante volte te lo dicono o ce lo dicono? tanto, ma valutare che La domanda, tecnicamente. no, 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 la domanda che chiedo io, a me va benissimo che io valuti, io sto valutando in questo momento, dopo te lo dirò in privato, che operazioni fare dato il periodo, ma quello che non sto valutando niente, sto chiedendo a chi lo ha già fatto. Nel momento che tu valuti, a chi chiedi la valutazione? A persone che sono ancora grasse? A persone che No. non hanno risultati? Cioè, hai qualcuno per chiedere in maniera stringente? Allora, sì, allora questo è un argomento che ci stavo pensando di poter affrontare. Signori, state con persone che hanno la vostra stessa mentalità e soprattutto la vostra stesso focus. Chiudo. Eri al nostro raduno ad Asola, parli con persone anche del gruppo, comunque hai avuto occasione di parlare con persone che sono nel progetto senza passare da me. Allora, lì mi sono trovato in un gruppo, in una famiglia, mi sono stato bene, sono stato finalmente con persone che hanno condiviso, che condividono la mia stessa passione, ma soprattutto ad Asola c'è stato un diverso approccio, una diversa carica di quello che era il continuare e trovare altre asticelle sempre più alte per poter migliorare sempre di più e ritrovarmi nel prossimo appuntamento con te, che poi da quello che ho capito sarà intorno a settembre, in una maniera diversa. La cosa interessante è che io sto portando avanti una battaglia contro tutte le persone che fanno le schede uguali. Hai mai trovato qualcuno che parlava lì in quel raduno? Ah no, Filippo mi ha fatto la scheda No, identica, era uguale. Ok, mentre tutti vi confrontavate come è giusto che sia. certo, giustamente, anche perché è giusto che sia che ogni programma sia completamente unico e personalizzato. Quindi magari non ho la più pallida idea se magari c'era un esercizio uguale all'altro, perché magari può essere che uno si assomiglia all'altro, ma sicuramente schede uguali assolutamente no.
La cosa interessante è che tu, per esempio, riceverai, che sei un mio cliente, due libri delle testimonianze, che sarà presente finalmente settimana prossima, e a tutte quelle persone che fanno il mio lavoro, e direi tutte, perché sono l'unico che fa questo e non ce ne sono altri, il fatto che io sia l'unico, ripeto, che abbia un libro di testimonianze e lo mandi gratis ai clienti, un'applicazione, un contratto soddisfatti o rimborsati, un consenso informato che il cliente firma, un tutor, cioè, nel senso, come consideri questa cosa? Cioè, come possono essere presenti altre persone che non fanno questo sul mercato? Pensi Oh, che il cliente non creda veramente quello che può trovare? allora, questo che tu stai facendo è qualcosa che sinceramente ancora nella rete non ho trovato, ma soprattutto non ho trovato queste peculiarità che hai prodotto e che stai realizzando per quello che riguarda tutto la persona, cioè ti stai incentrando su quello che è la formazione della persona, non solo fisicamente ma anche mentalmente, ma soprattutto dimostrare con testimonianze concrete, ed è quello che a me fa molto piacere perché sto usandolo anch'io, perché ci credo tantissimo anch'io, testimonianze vere con nomi e cognomi di persone, e questo è la prima biglietto da visita per qualsiasi coaching online o qualsiasi altra attività. Senza questo non si andrebbe da nessuna parte. Oltretutto, il fatto di dare i libri per poter incrementare quello che è la conoscenza di un Filippo Rispoli, lo dico a tutti che il libro che ha fatto Filippo non è altro che una sua biografia per capire e per far vedere agli altri, e questo mi è piaciuto molto, la sua evoluzione fino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi lì si vede come un Filippo Rispoli, che è una persona, si mette a nudo per voi e vedere anche quali sono state le sue paure, le sue debolezze, e arrivare qua dove è arrivato. Questo mi ha La fatto molto piacere. cosa interessante è che tu stai citando il mio primo libro Giù la maschera. Oggi è l'11 di febbraio, prossima settimana esce quello delle testimonianze e fra neanche un mese invece anche il secondo, quindi abbiamo già tre libri. Niente, allora Edoardo, io intanto ti ringrazio, penso che chiunque abbia guardato questa videochiamata possa trovare una motivazione enorme, perché Certo. perdere 10 kg dopo i 40 anni, senza aver avuto anche modelli che ti abbiano potuto far fare questo, anche se hai una famiglia, un'attività, insomma, hai tanta carne al fuoco, non è assolutamente da tutti. Non è stato tutto così semplice, tu lo hai reso semplice, però veramente è stato bello. Qualunque cosa tu voglia dire per salutare, fai quello che vuoi. Dico una cosa solamente, dico un grazie a Filippo perché non solo come coaching online, ma come persona, perché comunque ci seguiamo da tantissimo tempo e mi sta aiutando tantissimo in questo progetto, quindi nel progetto sia della mia attività sia di quello che riguarda la formazione fisica, la forma fisica. Ma una cosa che vi dico importantissima, seguite anche molto le sue dirette, perché dalle sue dirette, oltre che comprendere maggiormente quello che è la sfera del fitness e il progetto che ha Filippo, vi riuscite a capire anche com'è Filippo, che anche se lui dice che è arrogante, che sicuramente lo può essere per tutto quello che ha fatto, è una persona che comunque ti dà dei dogmi, dei valori un po' più alti rispetto a quelli che possono essere i meri coaching online o i coach che ci sono, che dicono solamente solo per magari alcune cose per lucro, e lui è esattamente quello che dice nelle dirette e quello che dice Mi realmente. una cosa, Edoardo, no? Tutte queste persone che non mandano libri a casa, non mandano le riviste. Oggi, se riesco a passare, ti farò vedere cosa sto mandando e ci rimarrai male, e spero che copierai proprio e anche prenderai spunto. Ho visto quello che fa, ho visto quello che ho visto le foto. Stanno semplicemente, cioè, intascando i soldi dei clienti senza dargli nulla, proponendo un sconto su una base di un obiettivo che non arriverà mai. Quindi io non faccio sconti, costo di più degli altri, costo troppo, non tutti se lo posso permettere, ma chiedo anche quanto tempo hai perso senza arrivare, quanti soldi hai speso senza arrivare da nessuna parte e se questo peso valesse quelle emozioni totalmente negative. No, assolutamente, ho perso un sacco di soldi prendendo 1.000 integratori, ascoltando 1.000 persone e andando anche da tantissimi guru, però quello che a me fa piacere è una cosa che tu stai facendo e che sto facendo anch'io nel mio lavoro, è che stai dimostrando ai clienti
come investi una parte dei loro soldi nella loro formazione e nell'attenzione che hai in loro. Questa è una cosa molto importante, cosa che non ho mai visto dalle altre parti o dalle altre coaching online, in cui non hanno mai preparato libri, preparato come è successo anche card, come stanno preparando sales, ebook. Questo sono tutto materiale di formazione per le persone che tu normalmente fai, lo fai fra un mese, guarda, vedrai tutto quello che hai visto nei WhatsApp a casa tua in regalo, quindi non vedo l'ora di fartelo, perché veramente mi riempie a me d'orgoglio. Allora, guarda, io ti ringrazio, saluta tutte le persone che sono lì con te, mi fa sempre piacere sentirvi, io do l'appuntamento a chi ci ha ascoltato la prossima videochiamata, ricordandoti di chiedere ogni giorno al tuo allenatore perché mai non ti mette in contatto con gli altri suoi clienti, perché non ti vuole far vedere che le schede sono troppo uguali e perché lui magari non abbia queste belle videochiamate e sia l'unico, visto che sono il più ignorante di tutti, ad avere questi tipi di risultati. Io mando un grosso saluto e un abbraccio e alla prossima. Ciao! Ciao, ciao a tutti!